Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica fa parte ancora del cosiddetto discorso della montagna, la prima grande predicazione di Gesù. Oggi il tema è l'atteggiamento di Gesù rispetto alla legge ebraica. Egli afferma: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Gesù, dunque, non vuole cancellare i comandamenti che il Signore ha dato per mezzo di Mosè, ma vuole portarli alla loro pienezza. E subito dopo aggiunge che questo compimento della legge richiede una giustizia superiore, una osservanza più autentica. Dice infatti ai suoi discepoli: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Ma cosa significa questo pieno compimento della legge? E questa giustizia superiore in che cosa consiste? Gesù stesso ci risponde con alcuni esempi. Gesù era pratico, sempre parlava con gli esempi per farsi capire. Inizia dal quinto comandamento del Decalogo. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Con questo Gesù ci ricorda che anche le parole possono uccidere. Quando si dice di una persona che ha la lingua di serpente, cosa si vuol dire? Che le sue parole uccidono. Pertanto, non solo non bisogna attentare alla vita del prossimo, ma neppure riversare su di lui il veleno dell'ira e colpirlo con la calunnia. Neppure sparlare su di lui. Arriviamo alle chiacchiere. Le chiacchiere pure possono uccidere, perché uccidono la fama delle persone. È tanto brutto chiacchierare. All'inizio può sembrare una cosa piacevole e anche divertente, come succede un caramella, ma alla fine ci riempie il cuore di amarezza e avvelena anche a noi. Vi dico la verità, sono convinto che se ognuno di noi facesse il proposito di evitare le chiacchiere, alla fine diventerà santo. È una bella strada. Vogliamo diventare santi? Sì o no? Sì. Vogliamo vivere attaccati alle chiacchiere come abitudine? Sì o no? Allora, siamo d'accordo? Niente chiacchiere. Gesù
propone a chi lo segue la perfezione dell'amore, un amore la cui unica misura è di non avere misura, di andare oltre ogni calcolo. L'amore al prossimo è un atteggiamento talmente fondamentale che Gesù arriva a affermare che il nostro rapporto con Dio non può essere sincero se non vogliamo fare pace con il prossimo. E dice così: se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti col tuo fratello. Perciò siamo chiamati a riconciliarci con i nostri fratelli prima di manifestare la nostra devozione al Signore nella preghiera. Da tutto questo si capisce che Gesù non dà importanza semplicemente all'osservanza disciplinare e alla condotta esteriore. Egli va alla radice della legge, puntando soprattutto sull'intenzione e quindi sul cuore dell'uomo, da dove prendono origine le nostre azioni, buone o malvagie. Per ottenere comportamenti buoni e onesti non bastano le norme giuridiche, ma occorrono delle motivazioni profonde, espressione di una sapienza nascosta, la sapienza di Dio che può essere accolta grazie allo Spirito Santo. E noi, attraverso la fede in Cristo, possiamo aprirci all'azione dello Spirito che ci rende capaci di vivere l'amore divino. Alla luce di questo insegnamento, ogni precetto rivela il suo pieno significato come esigenza d'amore, e tutti si ricongiungono nel più grande comandamento: ama Dio con tutto il cuore e ama al prossimo come te stesso. Angelus Domini, nunciabit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitri. Dini et ficiamum promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Saluto con affetto tutti i romani e i pellegrini presenti
le famiglie, le parrocchie, i giovani di tanti paesi del mondo. In particolare saluto i numerosi fedeli della Repubblica Ceca, che hanno accompagnato i loro vescovi nella visita a Limina, e quelli spagnoli provenienti dalle diocesi di Orihuela, Alicante, Jerez de la Frontera, Cádiz e Ceuta. Saluto i gruppi parrocchiali di Calenzano, Aversa e Napoli, quelli di Santa Maria Regina Pacis in Ostia e di Sant'Andrea Avellino in Roma, come pure il movimento giovanile guanelliano, i ragazzi del movimento arcobaleno di Modena e la corale Santo Stefano di Caorle. Saluto anche il gruppo di militari italiani. A tutti auguro buona domenica, buon pranzo. Arrivederci.